Si rinnova l'appuntamento di novembre con la 43esima edizione della Mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva di Cartoceto, evento che dal 2014 ad oggi ha elevato la proposta culturale che una DOP svolge nel campo enogastronomico. Domenica 3-10 novembre la manifestazione sarà articolata attraverso un percorso tra enogastronomia, arte natura e grande musica. Si partirà da Piazza Garibaldi, Roccaforte dei produttori, dove gli appassionati di cucina potranno degustare olio, vini e formaggi direttamente dagli stand tra cantine e frantoi, per poi raggiungere i 13 punti ristoro dislocati nel centro storico. Grandi artisti annunciati invece per le performance musicali. Abbiamo portato due personaggi molto carismatici a Cartoceto per due spettacoli al Teatro del Trionfo. Una è Karima, che sarà domenica 3, e domenica 10 Cristina Donà. Sono due cantanti di spicco che hanno fatto calcato le scene di diversi palcoscenici a livello italiano. A Cartoceto DOP si vivranno anche momenti di storia e cultura, con la rievocazione di uno scambio commerciale con la città di Venezia, che verrà svolta durante la giornata inaugurale. Siamo partiti da Venezia, che chiedeva l'olio a Cartoceto, chiedeva l'olio in particolare ai Malatesta, quindi a Fano, e poi Fano si rivolgeva a Cartoceto perché aveva una produzione abbondante di olio. Tramite degli scambi commerciali era Cartoceto che riforniva Venezia, e Venezia in cambio dava protezione da parte della Serenissima. Con lo sfondo di una gondola che sarà in Piazza Garibaldi domenica 3 alle 15:30 ci sarà una rievocazione storica in cui si ricorda appunto questi scambi. Durante l'evento, che festeggia l'oro verde delle Marche, sarà possibile anche percorrere a piedi o in sella alla propria bicicletta i sentieri verdi a fianco di ulivi e file di vigneti per raggiungere frantoi, lavatoi o cantine e per scoprire i diversi prodotti locali. Tutto parte dalla centralità del prodotto, da questa eccellenza che non soltanto il territorio di Cartoceto esprime, ma lo ricordo ogni volta, corrisponde invece ad una reale in cui insistono anche i territori del comune di Fano, di Monbaroccio e parte del territorio di Colli al Metauro, e quindi sicuramente quella è un po' la parte più significativa e che denota e determina anche quella che è la storicità della manifestazione. I festeggiamenti si concluderanno con il Gran Galà del Gusto di sabato 16 novembre, una cena spettacolo con le eccellenze del territorio presso il ristorante Settimo Cielo, che vedrà protagonista Nino Frassica con il suo concerto cabaret.